Allora, intanto buonasera, sono particolarmente contento di essere tornato in questa biblioteca bellissima e la volta scorsa ero qui per parlare di me, questa volta non parlerò di me, ma parlerò di un altro disegnatore bravissimo che è Sergio De Stefano. Mi piacerebbe che fosse al mio fianco. No, perché mi sembra di usurpare il tuo posto. Ma abbiamo congegnato l'entrata. A effetto. E, detto questo, sono particolarmente contento di presentare questo lavoro di Sergio, perché conosco ormai da tempo le sue scorribande storiche insieme al professor Brizzi, che mi hanno sempre colpito, affascinato, l'ho trovato sempre molto significative e utili al fine di una ricostruzione non consueta dei fatti storici a cui si riferiscono. E invece, in realtà invece in queste immagini io trovo un disegno diverso. Sarà che poi non so, magari mi sbaglio, magari mi correggerà, però dal piglio che io vedo nel modo in cui hai steso gli acquerelli, nel modo in cui hai disegnato le figure, nella scelta delle immagini, dei soggetti, del modo di ricostruire le situazioni, io vedo un'emozione diversa. Forse come se, chissà, forse c'è la responsabilità di dare un volto alle proprie origini, chissà, può essere questo. Mi è capitato spesso, per esempio, di provare un brivido simile disegnando storie ambientate nella mia città. Io non sono bolognese, ma sono bolognese d'adozione. E quando mi capita di raccontare Matera e le sue storie, sento questa sorta di responsabilità diversa, differente, il che non significa che tutto il resto sia stato fatto con un animo più svagato, semplicemente c'è un'emozione diversa nel fare quel tipo di rappresentazioni, e credo di riscontrare questo stesso tipo di atteggiamento nelle immagini di Sergio, che trovo particolarmente utili, significative per questo tipo di operazione, al di là del fatto che lui sia in questa terra, anche perché per il tipo di tecnica che ormai Sergio ha sviluppato magistralmente, lui riesce a cogliere attraverso l'indefinitezza di questa dell'acquerello, che non è mai in precisione, attenzione, è uno sguardo poetico al soggetto che sta rappresentando. Trovo che le sue immagini respirino, trovo proprio una sorta di vapore acqueo che emerge dalle tavole di Sergio. È come se il dettaglio, che non è mai realmente assente, anche nella sua indefinitezza appunto, racconti più della sua, che se Sergio l'avesse rappresentato con precisione maniacale. Lui, la formazione di Sergio, è stato già ricordato, deriva da un disegnatore che invece maniacale non è stato, cioè, il buon Roberto è stato veramente disegnatore non ancora pazzo, ma sulla via per essere matto per il disegno, per l'uomo di Dio. E come usare esattamente. E invece Sergio ha preso questa attenzione nei riguardi del modo di raccontare, nel modo di andare a scegliere gli elementi della narrazione visiva, e però poi ha scelto una strada non meno libera di pericoli, perché l'acquerello, che per molti secoli è stato considerato un'arte pittorica minore, no? Veniva usato dai pittori così come studio per affrontare poi le opere più complesse, più difficili, le imprese più ardue dell'olio, dell'affresco.
In realtà l'acquerello è una tecnica ardua, perché richiede una chiarezza di idee, una ricchezza progettuale alle spalle prima dell'esecuzione, prima della stesura del colore, che è formidabile. Mi ricordo una volta Lorenzo Mattotti, che usa una tecnica, usa i cosiddetti pastelli a olio, quindi una tecnica che va per sovrapposizione di strati di colori coprenti, mi chiese: ma tu che colori usi? Ah, io uso il colore ad acqua. Ammazza, che idee chiare che ha! Considerando che chi è Lorenzo Mattotti, insomma, tutti, io per primo sono rimasto stupito, che vuol dire che non hai le idee chiare? No, in realtà lui con questa tecnica, che è per addizione e per copertura progressiva di strati di colore, costruisce il suo progetto uno strato alla volta. In realtà invece il buon Sergio, quando deve dipingere... Vabbè, questo un... pubblico che non ha ancora... No, infatti, si stavo guardando. E qua, no? O come si pronuncia? Dovrebbe pronunciare? Griot. Ma quella è la francese o la riminese? sì, è il nome francese. Okay. Oh, mi date una corretta. Tutti gli altri possono andare. Tutti gli altri, no, questo non si. Ecco. Per esempio questo, che sembra l'elogio del caos, in realtà è. Quando Sergio in pratica deve costruire un'immagine di questo tipo qua, cioè io così facciamo prima. Me la fate? Me la trovate? È quella con Dante. Vabbè. Questi andavano tutti insieme, sanno? Un altro volume. Questa qui, lasciatemi questa. No, questa qua. Vedete, per esempio, Sergio non si è peritato di andare a fare tutti i raggi della bicicletta che vedete in primo piano. Non ha definito tutti i dettagli dei personaggi presenti, ma ha identificato l'atmosfera del luogo, la luce dominante, gli atteggiamenti prevalenti, c'è chi suona la fisarmonica, giusto? Sì. C'è chi esulta, c'è chi... Sì. Quindi insomma, ma non si è addentrato nel dettaglio fino all'ultimo pelo, come magari Roberto Viola avrebbe fatto. No, lui è andato a cercare la poesia di questa immagine, e la poesia di questa immagine è in questo è in questa luce, in queste trasparenze, in queste tinte tenue che ci fanno sentire dentro la scena più di qualunque altra descrizione, di qualunque altro dettaglio lui abbia poi deciso di metterlo. È un'arte difficile quella dell'acquerello, che va proprio per piccoli tocchi, per una sfumatura sottile, una veramente una poesia. E questo io lo attribuisco sicuramente alla sensazione di trovarsi di fronte a un'impresa difficile, o sbaglio?